Sono le 8 e 44 minuti proprio in questo istante di lunedì 6 aprile. È stata una domenica di lavoro intensissimo, anche ovviamente di trattative di carattere politico per mettere a punto il decreto liquidità e non solo. Una lunghissima domenica a cui segue questo lungo lunedì, tra poco il pre-incontro, poi il Consiglio dei Ministri che dovrà varare i provvedimenti di cui tanto abbiamo parlato. Continuiamo ad approfondire e lo ringraziamo perché è stato uno dei protagonisti del confronto delle ore a cui facevamo cenno, il capo politico del Movimento 5 Stelle, il senatore Vito Crimi. Senatore, ben ritrovato e buongiorno. Buongiorno a lei e ringrazio voi per l'informazione che date, che oggi è il bene primario, prima ancora forse dei beni alimentari, tra i beni essenziali oggi l'informazione è uno dei beni più preziosi. Senatore Crimi, grazie per il riconoscimento che dà al mondo dell'informazione tutta, soprattutto quella radiofonica. Allora, iniziamo così. Che clima c'è all'interno del governo e soprattutto lo stato di salute della collaborazione con l'opposizione? Ecco, noi ci rivolgiamo la mattina a tutti i cittadini che hanno estrazione politica, culturale, sociale molto diversa. Quindi il senso di unità nazionale lo respirate al governo oppure no? L'unità nazionale è negli intenti, tutti convergiamo su un'idea ben precisa, che è quella di restituire reddito e quindi liquidità alle imprese e alle famiglie con modalità eterogenee, quindi dal credito alla erogazione diretta. Questa è l'unità di intenti di tutte le forze politiche, modalità diverse o modalità più o meno complesse o utilizzando uno strumento piuttosto che un altro, ma devo dire che su questo concordiamo tutti e quindi non avremo grosse difficoltà ad approvare strumenti di questo tipo. E quindi ci sono già delle ipotesi proprio su questi strumenti che lei possa anticiparci o in questo momento preferisce di no? Guardi, allora, ovviamente è stata una lunga domenica ma anche una lunga notte, non glielo nascondo, i colleghi in particolare che si stanno occupando di questo di queste norme. Quello che posso dire è che sicuramente su una cosa siamo fermi, e cioè deve essere consentito alle piccole e medie imprese una piccola erogazione di credito, abbiamo pensato fino all'importo di 25.000 euro, totalmente garantita dallo Stato e che non preveda alcun tipo di valutazione da parte della banca, cioè significa la possibilità di erogazione diretta a richiesta senza valutazione se non quella della necessità di avere liquidità, questo fino a 25.000 euro. Poi scaglionate fino a importi fino a 800.000 euro e per aziende fino a 500 dipendenti con garanzia dello Stato sempre al 100% previa valutazione e poi fino anche a 5 milioni di euro finanziamento ma con valutazioni anche un po' più complesse e garanzia fino al 90%. C'è una gradualità di interventi per dare immediata liquidità. Questa ovviamente si aggiunge a una serie di indennizi che possiamo prevedere più in là, cioè significa fra una massimo 10 giorni, quando prevederemo il cosiddetto scostamento di bilancio, perché dobbiamo spiegare anche a chi ci ascolta che per poter fare delle misure servono le coperture economiche. Oggi si cerca, recuperando in spese che o non si faranno o si accantonano temporaneamente per recuperare queste cifre. A breve dovremo erogare stanziare nuovi soldi con nuovo debito pubblico e quello per farlo abbiamo bisogno di una procedura un po' più complessa. E naturalmente sullo sfondo, senatore, quello che bisognerà fare in Europa, questo è evidente, magari ci arriviamo prima di salutarci, però ci sono degli aspetti tecnici, gli imprenditori, e ricordiamo, quando parliamo di imprenditori parliamo di chi paga gli stipendi alle famiglie italiane, a milioni di famiglie italiane, quindi qui non stiamo parlando o difendendo una categoria, questo è intuitivo ma vale sempre la pena ribadirlo. Allora, innanzitutto le chiediamo, chi erogherà SACE, Cassa Depositi e Prestiti? Poi lei ha fatto e ha confermato tutte le voci che abbiamo letto sin da ieri sui siti e questo ci conforta, però le chiediamo ancora, quanto le aziende potranno chiedere, ossia che percentuale rispetto per esempio al fatturato del 2019? E ancora ultimo elemento decisivo, lei lo sa, la durata dei tempi della restituzione del prestito. Allora, anche per tutte queste misure dobbiamo tenere conto che abbiamo una quantità finita in questo momento di risorse da poter stanziare. Dico in questo momento significa oggi. È chiaro che nel momento in cui potremo fare lo scostamento di bilancio potremo avere anche ulteriori
stanziamenti che ci consentiranno di aumentare o erogare con modalità diverse. In questo momento le ipotesi su cui si sta lavorando è quella di una distribuzione di almeno 6-7 anni, però ripeto è legata alla quantità di risorse oggi disponibili. E poi l'altra domanda Sance o cassa depositi esatto, e poi anche allora, il modello che si sta utilizzando è quello di Sance, è un modello che è come strumento, l'idea è quella di utilizzare Sance come strumento. Ovviamente si sta cercando di capire in che modo intervenire per renderlo più per rendere Sace più adatta a questi nuovi strumenti. E poi l'altra domanda che mi faceva sul fatturato, anche qui si ragiona in termini di quote che vanno tra il 25 e il 30% del fatturato, ovviamente per aziende che possono dare il fatturato, ripeto, cifre che vanno modulate in funzione poi di tutti gli altri interventi, perché ove aumento il fatturato devo cambiare la durata per far quadrare i conti, ecco, con le risorse oggi che possiamo mettere in campo, che ricordo sono risorse che non prevedono ulteriori emissioni di debito. Senta, senatore Crimi, questa mattina il Sole 24 Ore titola scuola tutti ammessi e promossi. Ovviamente il riferimento è al decreto che prepara la fine di quest'anno scolastico, l'inizio del nuovo, che è atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Ci sono due ipotesi per la maturità e altrettante per gli esami di terza media. Per lei, che è il capo politico del Movimento 5 Stelle, qual è l'ipotesi, diciamo, più accreditata e quella che lei ritiene la più valida? Ma io credo che gli esami vadano fatti. E in qualche modo bisogna trovare un modo per farli, ovviamente in modalità semplificata, legati alla possibilità che avremo di far rientrare o meno i nostri studenti a scuola. Quindi su questo la Ministra ieri ha dato delle anticipazioni ed è questa più o meno l'idea. Se ce lo vogliamo, vuol dire che abbiamo fatto anche tutti i cittadini e tutte le imprese il lavoro con serietà e riusciamo a rientrare a scuola entro una certa data, la Ministra aveva previsto il 18 maggio come data, vorrà dire che anche in modalità semplificata però gli esami si potranno svolgere quasi regolarmente, dico quasi ovviamente modalità semplificata, cioè misurate su quanto effettivamente l'apprendimento è stato possibile effettuare quest'anno, altrimenti si prevederanno delle modalità ancora più semplificate. L'unica cosa certa è l'ammissione di tutti, ma su questo anche in termini di calcoli la quantità di ammessi agli esami è del 96%, quindi dire tutti ammessi agli esami vuol dire confermare un dato che è già più o meno così, ecco, consolidato, sì. Non è una grande rivoluzione. Certo. Senatore Crimi, torniamo alla questione un attimo, anche Europa in questo momento qua. Lei pochi giorni fa ha detto che ci sono, secondo lei, poche alternative a un bond comunitario, cioè gli eurobond sostanzialmente. Sembra però che non sia una strada così in discesa questa. Ci sono dei paesi che insomma non sembrano sentire poco di questo argomento. Sì, di questo me ne dispiace perché si perde lo spirito di comunità che dovrebbe permeare questa unione e invece si ragiona ancora con uno spirito da stati autonomi pensando ai propri interessi. Io credo che qui non ci siano alternative se non quella della suddivisione dei rischi in maniera paritaria tra tutti gli stati. Ovviamente ribadisco, nessuno dice il nostro debito che oggi abbiamo va spalmato sugli altri stati, il nostro debito ce l'abbiamo, ce lo teniamo e siamo in grado di gestirlo e lo abbiamo dimostrato. Il nuovo debito che serve per affrontare esclusivamente questa emergenza è un'emergenza europea e nessuno può pensare di salvarsi senza di salvare se stesso senza che gli altri intorno si salvino. Questo però dobbiamo anche dire, paghiamo anche il non avere una banca come che emette moneta nel nostro paese, quindi dobbiamo affidarci alla BCE
che oggi ha dichiarato che comunque acquisterà titoli di Stato fino a 750 miliardi, mentre in altri paesi le banche centrali hanno dato disponibilità illimitata. E quindi è lì forse che bisogna lavorare molto, su BCE, su BEI, su coloro che possono dare le garanzie per emissione di questo debito comune, o comunque emettere moneta e darci la possibilità di avere quindi liquidità da dare ai nostri cittadini. E vorrei precisare un'altra cosa. Ecco, e vorrei precisare anche una cosa che abbiamo spesso dimenticato, le famiglie. E parliamo sempre di imprese, imprese chiaramente sono il motore di questo paese, però ricordiamoci che sono le famiglie che hanno bisogno anche oggi, anche loro, di liquidità, perché in molti casi hanno perso il reddito. Alle misure che senatore, guardi, lo abbiamo detto, lei ha talmente ragione, lo abbiamo detto prima, quando parliamo di soldi alle imprese, perché le imprese pagano gli stipendi a milioni di persone, siamo tutti sulla stessa barca. E guardi, il tema della ripresa anche, che ovviamente in questi giorni dobbiamo porci tutti, significa non solo dare liquidità, ma permettere alle imprese di ricominciare a incassare. Lei sta parlando in questo momento ad una radio, che è la radio più ascoltata d'Italia, che è perfettamente, pienamente attiva come prima, al di là naturalmente dell'agility e smart working, ma è una radio, è un'impresa che non incassa più nulla da settimane. Questa è la realtà di migliaia di aziende che reggono finché avranno le forze. Però questa è la realtà con cui dobbiamo fare i conti, ecco perché una ripartenza, e non ci permetteremo mai di chiedere date, è nell'ordine delle cose, altrimenti poi non ci sarebbero aiuti e prestiti che possano tenere. Veramente la barca è per tutti, e lavoriamo tutti insieme e stabiliamo anche un piano di ripartenza, perché è ossigeno. Guardi, sicuramente dobbiamo aspettare su questo le decisioni della scienza. Io credo che oggi dobbiamo più che mai basarci sulla scienza per prendere delle decisioni che ci consentano di ripartire senza il rischio di dover di nuovo fare un passo indietro. Chiaro. Questo è un fatto. Una cosa importante credo che sia, è quello che sta avvenendo. Io ho sentito il presidente dell'Associazione Industriali Bresciani che stanno organizzando dei protocolli per un rientro ordinato e in sicurezza nelle attività produttive, servizi e imprenditoriali in genere. Questo credo che sia una delle cose importanti da fare in questo momento, far sì che al di là poi delle ripartenze, poi questo significhi che tutto parte con una certa gradualità anche all'interno delle stesse imprese, per consentire l'immediata ma allo stesso tempo in sicurezza ripartenza. Quindi sì, questo senatore Crimi, è molto importante, però visto che lei ha fatto un doveroso ringraziamento ai mezzi di informazione, tra cui ovviamente la radio da cui sta parlando, che come le ricordava il mio collega è la prima radio italiana, è importante però che ci sia anche una politica di detassazione in questo momento, soprattutto che riguarda le grandi imprese radiotelevisive, perché c'è da reagire immediatamente, non è una cosa da aspettare troppo tempo. Come avete ben detto voi, quando le imprese vanno in crisi, va in crisi tutta una filiera che poi si regge sulle imprese. Si ricorda, noi abbiamo inserito l'anno scorso la possibilità di fare un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali. Quella era una misura che serviva a incentivare gli investimenti pubblicitari appunto nelle radio e nelle TV, quando appunto mi occupavo di informazione e editoria. E è chiaro che oggi l'incremento dell'investimento pubblicitario è una cosa che non è neanche pensabile. Qui stiamo parlando di un sostegno che deve essere diretto, motivo per cui abbiamo fatto delle modifiche per consentire quest'anno l'erogazione di quei 30 milioni di euro come credito d'imposta, e comunque sulla base dei requisiti dell'anno precedente, al di là degli incrementi o decrementi pubblicitari. Quindi c'è stato questo tipo di intervento, altri sicuramente vanno fatti in questo senso. Ecco, va presa in considerazione tutta la filiera che c'è dietro le aziende. Non c'è dubbio. Senta, senatore Crimi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, buon lavoro. Grazie, a presto naturalmente.